Presidente, ti do una stretta di mano prima che inizi, per favore, sono un suo grande fan. Sono un giornalista, essere indipendente. Io sono un tassista di Roma, inviato, è veramente è un sogno che si appena. Propaganda live, non mi conosce? Guardi, l'ho fatto intonare due cose, l'ha sentito? Mi ha sentito? No, guardi, no, lei è il numero uno veramente, io ho portato bene a Renzi, quando diventa amico dei premier. Mi porterò fortuna dopo a lei, grazie Presidente, ha avverato un sogno, grazie. Grazie. Allora lei dice difendere con coraggio le proprie idee, senza avere paura del cambiamento, ma sarà sufficiente in Europa? Sufficiente in Europa perché è una manovra ben costruita, ben meditata, ben articolata, abbiamo un piano di riforme razionale, quindi l'ho definita anche coraggiosa ma è ben costruita, io non vedo l'ora di poterla illustrare ai colleghi, agli altri leader e ai commissari europei. Fonti UE hanno appena detto che considereranno soltanto i numeri per il 2019, quindi l'evoluzione positiva che voi prospettate per gli anni a seguire non interessa loro, sembra. Datemi la possibilità di sedermi a un tavolo, non si ragiona a distanza per slogan, per battute. Fatemi sedere a un tavolo e parleremo di tutto, documenti alla mano. Reddito di cittadinanza, esatto, 8-10 miliardi sul reddito di cittadinanza. Allora, ci sono i soldi sufficienti per fare il reddito di cittadinanza a pieno regime, ci sono i soldi sufficienti per fare la Fornero a pieno regime, ci sono i soldi sufficienti per, anche per la semplificazione fiscale a pieno regime, però vi inviterei, perché capisco già il sotteso rispetto a queste domande, a considerare che sono riforme che non appartengono a uno o all'altra forza politica. Io ho sottoscritto, ho aderito meglio a un contratto che è stato sottoscritto dai due leader. Siamo una formazione, una compagine governativa che compattamente porta avanti tutte le riforme. Quindi cerchiamo di non tirarci la giacchetta dall'uno o l'altra verso della giacchetta, perché noi porteremo avanti tutte le riforme e quando ci siamo seduti al tavolo, sino all'ultimo, abbiamo rifatto i conti mille volte, abbiamo previsto che porteremo avanti tutte e tre le riforme. Il commissario Bucci che andrà in autonomia, ma lei che cosa si sente di raccomandare, di chiedere al commissario? Quale sensibilità? Abbiamo nominato una persona seria, il sindaco Bucci, abbiamo pensato che la persona giusta dopo varie valutazioni rispetto ai compiti che gli aspettano. E riteniamo che saprà operare, ho avuto un confronto lungo con lui, l'ho conosciuto come sapete perché sono stato subito a Genova già il giorno della tragedia, abbiamo lavorato più volte anche, l'ho avuto a fianco, ho coordinato vari comitati per i soccorsi, 5 o 6, quindi diciamo già una certa frequentazione, conosco la persona e insieme agli altri componenti del governo abbiamo valutato che la persona è giusta, anche perché è eletto dai cittadini, è il primo cittadino di Genova, quindi lui non meno di noi ha tutto l'interesse a realizzare quanto prima il ponte. A quale frase? L'Italia xenofoba di cui parla Moscovici. Guardate, sì, letto di quelle dichiarazioni, ho letto di altre dichiarazioni, io inviterei le istituzioni europee a considerare che se forse abbiamo un problema oggi in Europa è che si è creato un certo distacco tra le istituzioni e le genti europee, quindi quando si ragiona di xenofobia non la commento neppure perché la respingo al mittente e non accetto neppure di parlare di xenofobia in Italia con questo governo, non ci sono proprio i presupposti. Per quanto riguarda invece l'accusa di populismo o altro eccetera, io invito, perché stiamo parlando di valutazioni politiche, allora se sono valutazioni politiche che non sono proprio istituzionali, non spetterebbero a dei commissari, dei rappresentanti delle istituzioni, invito a considerare che se facciamo un dibattito politico allora entro anch'io nel dibattito politico e in modo molto pacato invito le istituzioni europee, chi le rappresenta in questo momento, a considerare, ripeto, che forse si è creata una frattura con le genti europee. Dovrebbero essere più populiste le istituzioni europee, cioè cercare di cogliere, raccogliere meglio le istanze delle genti europee. Grazie. Maria Chiara, Maria Chiara.